Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici, a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming su rete8.it. Questa sera parliamo di anziani e Covid, dell'essere anziani al tempo del Covid. Pensate che in Italia sono circa 14 milioni le persone anziane, una fascia considerevole della popolazione a rischio contagio. Di queste 8 milioni e 400 mila sono persone anziane che convivono con una patologia cronica, doppiamente vulnerabili, doppiamente a rischio di contagio. Sono proprio queste persone che, se dovessero essere infettate dal SARS-CoV-2, svilupperebbero le complicazioni più gravi. Ne abbiamo avuto una dimostrazione nell'ultimo anno, nell'anno di pandemia, con decine di migliaia di morti, soprattutto anziani, con stragi, vere e proprie stragi che ci sono state nelle RSA. E allora, come proteggere, come tutelare questa fascia larga e fragile della popolazione, e anche come insegnare agli anziani ad autotutelarsi ai tempi del Covid. Tutti quesiti ai quali risponderà la nostra graditissima ospite. Buonasera e benvenuta nei nostri studi alla dottoressa Rosa Scurti. Buonasera, Buonasera. buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei. Come sta? Sta bene? Un po' stanca, un po' Un po' provata per stanca. questa giornata, ma. Allora, io apro una parentesi prima ancora di presentare la nostra ospite. La ringrazio doppiamente, la ringrazio due volte, la ringrazio tre volte perché ha accettato di essere qui con noi, per voi questa sera, nonostante venga da giornate durissime, tipo quella di oggi, vero? Esattamente. Intanto è fresca reduce, intanto la presento perché giustamente i nostri telespettatori devono sapere che la dottoressa Rosa Scurti, dirigente medico dell'unità operativa complessa di geriatria dell'ospedale di Pescara, della ASL di Pescara. Intanto viene dalla doppia vaccinazione anti-Covid. Il richiamo lo ha fatto proprio Ieri, ieri. sì. Conseguenze, effetti Ma collaterali. guardi, fortunatamente nessuna. Non ho avuto neanche il tempo di pensare alla vaccinazione al richiamo, perché insomma sono stati momenti un poco concitati questi, però devo dire che sia la prima dose che la seconda dose non hanno prodotto in me alcun disagio. Adesso c'ha la patente di immunità Adesso ho praticamente. la C'ha la patente. patente di immunità. Sì. Lei lavora nel reparto di geriatria dell'ospedale di Pescara. Sì. Prima di andare a vedere qual è la situazione nel suo reparto, le chiedo una fotografia, un commento di qual è la situazione che tocca con mano quotidianamente. Oggi in Abruzzo ci sono stati 540 contagi, il dato più alto dal 30 novembre scorso, 5 decessi. Possiamo dire, dottoressa, che la situazione sta un po' sfuggendo di mano. Sicuramente questi giorni, questi ultimi giorni sono stati giorni molto impegnativi perché la pressione sulla struttura sanitaria è stata, sull'ospedale è stata molto forte, e talmente forte che insomma siamo un attimino rientrati in gioco anche noi come reparto di geriatria, avendo avuto insomma la prospettiva di dover riassorbire pazienti anziani Covid e quindi Certo. riconvertendo una delle nostre due ali in un reparto Covid, quindi per poter ospitare quantomeno la fascia di anziani con questa problematica. Però in ospedale la situazione insomma è molto pesante. Numerosissimi gli accessi in pronto soccorso, numerose le persone che sono in attesa di ricovero, di Certo, sistemazione. 540 contagi, c'è 411 solo nella provincia di Chieti Pescara, in particolare nell'area metropolitana Chieti Pescara. È quella soprattutto la situazione che sembra essere sfuggita di mano, Sì, con la variante esattamente. inglese che insomma è quella Sicuramente, che desta maggiore sicuramente, preoccupazione. sì, sicuramente, sicuramente. I pazienti sono, ripeto, sono tanti, la contagiosità che abbiamo potuto osservare è veramente molto alta e quindi penso che la situazione, insomma, non voglio pensare che sia sfuggita di mano perché abbiamo gli strumenti per Certo. poter operare un controllo e quindi una gestione ancora tranquilla della situazione, però non le nascondo Nel che. suo reparto che pazienti stanno arrivando in questi giorni?
Guardi, noi abbiamo, la cosa è molto recente, veramente della giornata odierna, quindi abbiamo pazienti anziani che sono stati ospitati presso l'ospedale Covid con patologia respiratoria ovviamente. In questo momento sono pazienti stabilizzati, quindi che non necessitano di un supporto intensivo, però insomma sono pazienti ovviamente come i classici pazienti geriatrici, quindi certo. Con plurimorbidità. Quindi c'è l'ala pulita e l'ala abbiamo sporca. Sì, delle due ali del reparto, abbiamo in realtà due ali e mezzo, perché abbiamo, sì, abbiamo un'ala di pazienti puliti, cosiddetti sì, Covid sì, free, tra virgolette puliti, e un'ala in cui ospitiamo pazienti che abbiamo pensato di, per aumentare la sicurezza certo. E quindi la gestione più ottimale, ripeto, in sicurezza dei pazienti, pensato di attivare una zona cosiddetta filtro, che noi chiamiamo filtro, ovvero pazienti che vengono ricoverati, li teniamo in osservazione per 3-4 giorni, li eseguiamo tamponi seriati e quando siamo certo. Diciamo, certi che siano effettivamente Covid free, certo. Li spostiamo nell'area di degenza. Poi abbiamo aperto appunto oggi quest'altra ala dove COVID. Ospiteremo i pazienti positivi. Alla Covid, che mi passi il gioco di parole, vuol dare anche un po' di respiro al Covid Hospital, che veramente, mi dicono, proprio oggi sentivo il professor Parruti, è in condizioni di esplosività, mi sembra di capire, sì, sono proprio sì, pieni. Sì, sì, per consentire comunque l'accesso dal pronto soccorso di pazienti più instabili che necessitano un intervento certo. più intensivo. Torno da lei tra poco, ovviamente andremo avanti fino alle 22:30 per parlare con la dottoressa Scurti di come gestire al meglio i pazienti anziani in questi tempi durissimi. Prima vi ricordo, come ogni settimana, quanto rischiano gli operatori sanitari e i volontari nel prendersi cura di noi quotidianamente, e lo stanno facendo oramai da quasi un anno. Come sempre, anche se questa settimana lo facciamo con la solita incursione sulle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, pagine sempre listate a lutto, come vedete dallo scorso anno queste pagine sono listate a lutto, e l'elenco dei medici caduti per contagio nel corso di questi mesi si è ulteriormente allungato. Ad oggi sono 313, pensate, 7 in più rispetto alla settimana scorsa. A questi medici vanno aggiunti 71 infermieri, 3 in più rispetto alla settimana scorsa, stabile invece il numero dei farmacisti, fortunatamente 26 farmacisti deceduti per contagio. In tutto ho fatto il totale di questi tre specialisti che hanno perso la vita, diciamo così, a causa del contagio, sono 409 operatori sanitari morti per prendersi cura di noi. Un'autentica strage, e questo dovrebbe far riflettere tante persone, tutti coloro che si muovono ancora in maniera indisciplinata nonostante quello che sta succedendo, e tutti coloro che non credono che il virus continui a circolare. La pagina della solidarietà: questa settimana vogliamo tornare a sostenere l'iniziativa dell'ASL Ciano Vasto Chieti, l'apertura di un conto corrente dedicato ad eventuali donazioni sempre utilissime in tempi di pandemia. State vedendo le coordinate bancarie di questo conto, se non riuscite ad annotarle le trovate con calma sul sito dell'ASL Ciano Vasto Chieti. Sono già stati comprati una decina di ecografi portatili che sono stati dati in dotazione alle USCA, le unità speciali che lavorano per la continuità assistenziale, per la domiciliazione, per seguire a domicilio i pazienti Covid. Quindi, se potete, donate, servono altri ecografi portatili, l'ASL vi ringrazierà. Vi ringrazieremo tutti noi per le vostre donazioni. Grazie invece a tutte le persone che lavorano con me a questa puntata di Pronto Medicina Facile. In redazione, come sempre, sorridente, la collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiuli siamo prontissimi a ricevere le telefonate. I numeri sono già in sovrappressione, quindi chi ci sta seguendo può prendere nota.
0871 è il prefisso, 5873230, 5873235. Ricordo anche l'indirizzo email, che è salute@rete8.it. Grazie Giliola, buon lavoro. Allora, dottoressa, ascolti, intanto mettiamo dei primi puntini, no? Una persona è considerata anziana da... Stia molto attenta. Come... da quale età? Guardi, l'unico che aveva forse le idee chiare è stato Bismarck, Otto Bismarck, che ha fissato l'età a 65 anni. Si comincia a diventare vecchi, si ha l'etichetta di anziano all'età di 65 anni. Questo per ovvi motivi legati alle condizioni socio-economiche dell'epoca, certo, e all'aspettativa di vita dell'epoca. Adesso il concetto di anziano è un po' cambiato e anche la società di geriatria si è un po' rivisto insieme a quelle internazionali, sì, la classificazione dell'età, e quindi l'età si comincia a diventare vecchi a 75 anni. Si è creata una classificazione dell'età dai 75 anni in su fino ad arrivare agli ultracentenari, certo, però diciamo che adesso l'anziano è il 75enne. Però non è ancora ufficiale, siamo ancora fermi. Non è ancora ufficiale, però insomma ci stiamo lavorando, nel senso che ma d'altra parte l'allungamento, certo, della vita, il miglioramento delle condizioni socio-economiche, la scolarizzazione, è inevitabile che l'asticella dell'invecchiamento si debba spostare all'insù, anche perché adesso insomma il 65enne è ancora nel pieno dell'attività lavorativa. Perché si dice che gli anziani sono soggetti a rischio? Perché con l'avanzare dell'età si indebolisce il sistema immunitario e quindi si è più esposti ad esempio a rischio infezioni, ma anche a malattie gravi come i tumori? Sicuramente l'invecchiamento causa una senescenza di tutti gli organi ed apparati, e sicuramente il sistema immunitario è uno di quelli che è maggiormente interessato. Ovviamente sì, l'anziano con la senescenza si ha l'involuzione del sistema linfatico, del sistema linfoide, del timo in particolar modo. Anche se nell'anziano c'è una specie di paradosso dell'immunità, nel senso che da un lato è vero che le cellule che sono responsabili dell'immunità tendono a ridursi nel numero e nelle capacità funzionali, dall'altro invece è come se il sistema, il nostro organismo, fosse sempre teso a combattere contro gli agenti esterni, realizzando quello che in letteratura scientifica viene chiamata l'inflammaging, cioè una sorta di infiammazione cronica che è sostanzialmente invisibile, ma che sottende un pochino tutte le patologie, dalla bronchite cronica, all'aterosclerosi, all'invecchiamento cerebrale e quant'altro. Quindi c'è questo, da un lato l'organismo combatte e spreca risorse per mantenere questo stato di infiammazione, dall'altro ha più difficoltà, certo, a reagire contro uno stimolo esterno. Al di là dell'età anagrafica si parla di invecchiamento biologico, psicologico e sociale. Quali sono le differenze, dottoressa? Beh, l'età biologica, l'invecchiamento biologico è quella che è legato all'invecchiamento proprio, alla senescenza degli organi e degli apparati. L'invecchiamento sociale è quello che comincia anche con il pensionamento, quindi alla perdita del ruolo, il momento in cui il soggetto, l'individuo cessa la sua attività lavorativa, quindi cessa la sua attività produttiva, è come se non fosse più utile alla società, e questo che crea un presupposto psicologico di fragilità tra virgolette. Quindi l'invecchiamento è un insieme di fenomeni che coinvolgono sicuramente il dato biologico, ma c'è una problematica che va oltre, che riguarda la sfera emotiva, la sfera cognitiva dell'individuo, che conducono a
E la pandemia ha accentuato tutte queste fragilità, no? In termini di mortalità, di disabilità, anche di tenuta psicofisica della persona. Assolutamente, questo è vero, è vero un po' per tutti, perché anche me e lei sicuramente siamo stati colpiti dalla pandemia sotto questo aspetto, sotto l'aspetto del profilo psicologico, perché la pandemia ci riguarda tutti quotidianamente. A maggior ragione gli anziani sono quelli che hanno in sostanza, credo che si possa dire senza tema di essere insomma smentiti, che l'anziano è quello che ha subito maggiormente il carico della pandemia, non soltanto in termini di mortalità e di morbidità, cioè di peggioramento del suo stato funzionale, ma soprattutto in termini emotivi, assolutamente. Mentre preparavo questa trasmissione ho dovuto imparare un termine che non conoscevo, ed è un termine che continua, che non mi è piaciuto da subito e che continua a non piacermi, l'ageismo, che sa anche tanto di discriminante, un pochettino, non dico razziale, però sa di discriminante. Perché, dottoressa, viene interpretato così male? Beh, come tutti gli ismi hanno... La interrompo, poi torniamo sull'ageismo, perché dalla redazione Gigliola mi segnala che c'è la prima telefonata per lei, e quindi come sempre i nostri telespettatori hanno la priorità assoluta in questa trasmissione. 21:17, lo spazio volentieri a questa chiamata. Pronto, Rete 8? Buonasera. Sì, da dove chiama? Chiamo da Pescara. Prego. Sono Domenico. Volevo una domanda, un'informazione. Io ho una madre novantenne e non ho ancora capito come comportarmi per farla vaccinare. Devo fare una prenotazione oppure il medico di base mi avvisa, non so. Deve fare una manifestazione. L'ascolto per televisione, grazie. No, resti in linea, Domenico. Ah, va bene, sì. No, perché se la dottoressa poi le deve chiedere qualche cosa, resti in linea, abbassi il volume della televisione e resti in linea. Sì, già. Prego, fatto. Dottoressa. Grazie. Deve fare una manifestazione di interesse sul sito della Regione Abruzzo e lì le uscirà una serie di finestre nelle quali lei indicherà le generalità. Tesserino sanitario di sua mamma. Esattamente. Sì. Ho capito, perfetto. Sul portale sanità della Regione Abruzzo. Portale sanità Regione Abruzzo. Perfetto, grazie. Grazie a lei, Domenico. Niente, bocca al lupo. Grazie anche a lei. Intanto è una persona che ha manifestato la volontà di far vaccinare la mamma. Quindi. Allora, torniamo al nostro ageismo. Mi scuso, l'ho interrotto. No, l'ageismo, sono assolutamente d'accordo con lei, è una brutta parola, non piace anche a me. Però è innegabile che comunque anche nella storia, nell'immaginario collettivo, comunque nel pensare comune, l'idea dell'anziano è vista come una sorta di con un atteggiamento non voglio dire negativo, comunque sicuramente pregiudiziale. In che senso? Che posso fare una battuta, un esempio? Assolutamente sì. È una specie di freddura che io a volte ho portato come esempio a degli studenti. Sì. Se un anziano va dal medico e dice: dottore, mi fa male il ginocchio sinistro. E il dottore spesso dice: ma guarda, non ti preoccupare, l'età. Però è anche vero che il mio ginocchio destro non mi fa male, quindi non è solo questione di età. E quindi attribuire, che voglio dire? Che attribuire tutta una serie di problematiche che dell'anziano, ma che riguardano una patologia, semplicemente e semplicisticamente l'età, è voler guardare l'anziano in una prospettiva che non è corretta. E l'ageismo, adesso non voglio entrare, insomma, però
l'abbiamo vissuto, l'abbiamo anche sperimentato all'inizio della pandemia, l'abbiamo fortemente sperimentato. Forse siete stati messi in difficoltà perché arrivavano talmente tanti pazienti, assolutamente, che siete stati messi di fronte al bivio delle volte chi salvare, bruttissimo da dire. Cozza contro la deontologia professionale, però è successo soprattutto nelle terapie intensive, nelle rianimazioni quando scoppiavano. Adesso qual è la prospettiva per un paziente anziano che arriva in ospedale? È migliorata rispetto a, non so, marzo, aprile, maggio dello scorso anno, dottoressa? Guardi, io le dico, rispetto alla fase di marzo, quindi all'inizio della pandemia, l'approccio geriatrico è stato perso, completamente perso. Noi siamo, anche in un primo momento abbiamo subito una sorta di sbandamento, una sorta di oddio, adesso chi sono? Non sono più un geriatra. Certo. Probabilmente siete stati utilizzati anche in altre parti. Ma io mi riferisco proprio alla mentalità, all'approccio, nel senso che quello che caratterizza il geriatra rispetto ad altre professionalità, quindi al medico internista piuttosto che lo pneumologo, l'approccio al paziente nella sua globalità. E questo durante il periodo Covid, nella prima fase, si è perso perché si curava la malattia e non si curava il paziente. Credo che in questa seconda fase noi abbiamo l'opportunità di recuperare questo approccio, questa visione geriatrica che ci caratterizza e non potrebbe essere altrimenti. Quindi sono stati rivalutati, più considerati sotto il profilo terapeutico, sì, gli anziani. Sì. Interrompo 21 e 22 e do spazio a un'altra telefonata. Pronto alle 8? Pronto? Pronto, buonasera, chiamo Borsa Chesia. Buonasera, da dove chiama? Borsa Chesia. Buonasera, prego. Volevo chiedere alla dottoressa. Sì. Volevo chiedere alla dottoressa. Sì. Io sono un paziente cardiopatico, no? Mi devo fare il vaccino, no? Sì. Ho fatto già fisicamente quello che devo fare, però nessuno, come funziona? Una volta si dice che è la patologia e con gli 80 anni, una volta come funziona, dottoressa? Mi scusi, non ho capito. Allora, lei è un paziente cardiopatico, età mi ha detto... Ho fatto due stenti, due angioplasti. Non ho capito. Ho fatto due angioplasti, due bypass, però due bypass? Sì. Due bypass. Angioplasti, stenti, come la chiamano. Voglio sapere quanto mi tocca, perché la volta si dice che la patologia rientra a quelle... Come funziona? Allora, resti in linea. Dottoressa, ricapitoliamo come funziona, come verranno chiamati. Ma quanti anni ha? 82. 82. Cardiopatico, due bypass. Verrà chiamato. Intanto sei iscritto sul portale sanità della Regione Abruzzo. Si è registrato. Sì, ho fatto già. Verrà chiamato perché lei, oltre ad essere un paziente ultra ottantenne, ha delle patologie. No. Scusi, io ho 71. Ho capito male io, chiedo scusa. Avevo capito 82, chiedo scusa. Successivamente verrà chiamato sulla base, proprio per il fatto che lei ha delle patologie che per le quali è consigliata seguire la vaccinazione. Ma con quale fascia sto io praticamente? Con gli 80 anni, con i 70 anni? Perché qua non si capisce più. Io vedo la mattina alla sera, però. Partono dagli ottantenni, si dovrebbe iniziare dal 15 di febbraio con gli ottantenni. E poi a seguire. Però adesso c'è anche il premier incaricato Draghi che ha rivisto un attimo questa scala di valore dilatata. Quindi... ancora mal governo. Sì, ma lei quando si è iscritto sul portale sanità della Regione Abruzzo? Ma che primo giorno che è uscito. D'accordo. Ci ha messo il codice... Il primo giorno che è uscito l'ho fatto. Sì, ci ha messo il codice... Ho amici che sta a Anziano Martellino. A posto, e allora la chiameranno in base alla priorità della sua malattia. La chiameranno. Ma questa priorità io dove rientro? Sotto gli 80 anni?
Quando stileranno gli elenchi, le classi di priorità, lei sicuramente rientrerà fra quelle. Scusi, dottore, io voglio fare appagamento, quando vuoi? Non ho capito, parli un po' più piano. Voglio fare il vaccino a pagamento, si può fare? No. Assolutamente. Il vaccino anti-influenza non me l'hanno dato. Quello probabilmente è arrivato tardi. Non me l'hanno dato, io ho fatto la richiesta a tutte le parti. Il vaccino antinfluenzale adesso è disponibile. È arrivato 20 giorni fa. Il vaccino antinfluenzale è disponibile, quindi lo può fare. Resti fiducioso che la chiameranno. Devo dare spazio a un'altra telefonata, mi fa segno Giuliola. No. Allora, torniamo, salutiamo il nostro amico di Fossa Cesia. Le cure a lungo termine sono state ripensate, dottoressa, sempre ovviamente per quanto riguarda i pazienti anziani. Abbiamo detto che intanto sono stati rivalutati, considerati meglio, diciamo così, nell'approccio terapeutico rispetto a quei mesi in cui eravamo tutti un po' presi di sorpresa l'anno scorso, perché non si immaginava la portata della pandemia. Ad esempio, oggi le cure a lungo termine sono state rimodulate meglio, sono state rivalutate. Guardi, per quanto riguarda le cure a lungo termine, lei intende le cure in strutture protette, in RSA? Con molta fatica, perché insomma la situazione dell'RSA è anche una situazione molto delicata, sostanzialmente si deve fare molto di più di quello che si sta facendo e cercare di riorganizzare al meglio attraverso la formazione del personale, attraverso la implementazione dei percorsi, però insomma sul long care. In ospedale? Quello che manca è il rapporto con i familiari. Questo è stato drammatico per l'esperienza che abbiamo vissuto nel nostro reparto, è stata ed è tuttora molto molto difficile, perché noi eravamo un reparto aperto. Una geriatria è impensabile senza la presenza del familiare, senza la presenza di un supporto del caregiver cosiddetto, perché ci aiuta sia nella gestione del paziente, aiuta il paziente ad essere gestito meglio da noi. E quindi noi siamo passati da essere un reparto, come dicevo, aperto, perché il familiare entrava e a volte dormiva anche, assisteva il paziente anche durante le ore notturne, lo mobilizzava, lo aiutava nel pranzo e nella cena, adesso è un reparto completamente chiuso, per cui l'isolamento dai familiari è un evento destabilizzante fortemente per il paziente. È chiaro che ci siamo arrangiati e ci siamo attrezzati attraverso ricorso a videochiamate, tablet, però il contatto fisico manca, non è la stessa cosa. Anche le cure domiciliari per quanto riguarda i pazienti anziani sono state ripensate. Guardi, anche lì c'è da fare un grosso lavoro, sicuramente la dimissione protetta in ADI è un grande vantaggio. La dimissione protetta in ADI ci dà anche la possibilità di assistere a domicilio pazienti Covid positivi e quindi è sicuramente un approccio molto molto favorevole. Quello che bisognerebbe implementare o addirittura creare ex novo, perché qui le esperienze in telemedicina sono veramente molto limitatissime, ma questo, la telemedicina sarebbe veramente una svolta segnante a questo qualcosa punto. Si sta muovendo. Sì. 21:29, io dovrei andare in pubblicità, però do spazio prima a una telefonata e poi la pubblicità. Pronto Rete 8? Pronto? Buonasera, da dove io chiama? Sono Roberto, sì. Chiamo da Ortona. Buonasera Roberto. Buonasera. Io sono 81enne, ho fatto la mia prenotazione per fare il vaccino, ma finora ho chiesto dappertutto, ma nessuno sa niente. Voi mi potete delucidare per favore? Sì, allora. Grazie. Grazie Roberto. Dottoressa. Guardi, stanno cominciando a preparare le liste, per cui penso che inizieranno a breve il 15 a chiamare. Dovrebbero iniziare, sì, il 15 dovrebbero cominciare a giorni.
dovrebbero iniziare lunedì 15 febbraio a chiamare quelle persone che si sono prenotate manifestando interesse per la vaccinazione sul portale Sanità della Regione Abruzzo. Quindi adesso probabilmente verrà stilata una classifica per le priorità di chiamata, stanno per essere individuati i punti vaccinali, so che si sono messi d'accordo con i vari sindaci per individuare i punti vaccinali, quindi la prossima settimana questa imponente macchina organizzativa di profilassi di massa dovrebbe partire. 21:30, io devo andare tassativamente in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta da studio per la seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata all'essere anziani al tempo del Covid, come devono essere protette e tutelate queste persone fragili, vulnerabili da un punto di vista del rischio contagio da SARS-CoV-2. Ne stiamo parlando con la dottoressa Rosa Scurti, dirigente medico dell'unità operativa complessa di geriatria della ASL di Pescara. Torniamo un attimo alle RSA, dottoressa, dove tra l'altro ci sono stati migliaia e migliaia di morti, situazioni veramente incredibili da un punto di vista proprio del dramma che si è vissuto, dramma che purtroppo si continua a vivere per i pazienti ricoverati ma anche per i familiari, come anche nei reparti ospedalieri. Io vorrei ritornare un attimo sulla mancanza di contatto sociale proprio con i familiari. Come stanno vivendo e quanto incide sullo stato mentale, psichico di queste persone il fatto di non vedere, non so, i propri figli, i propri nipoti? Come le dicevo, escludere il familiare dalla presenza e dallo stare accanto al congiunto malato o ricoverato in RSA, perché anche le RSA ovviamente hanno limitato, ormai abolito gli accessi dei familiari. Questa situazione, cioè questo distacco dal familiare è difficile ed è sofferto dal paziente anziano in qualsiasi tempo. Anche in era pre-Covid il paziente che giunge in reparto, che è ospite di una struttura ed è lontano dai familiari, è comunque un paziente che è compromesso dal punto di vista emotivo sicuramente, perché chiaramente il contatto con i familiari è tutto, l'ambiente è diverso, l'ambiente è estraneo, a maggior ragione in periodo Covid si è perso anche il contatto con l'operatore, perché il contatto attraverso, ecco, vediamo l'operatore che è vestito con uno scafandro, che ha addirittura una visiera, che ha la mascherina, non è riconoscibile. E quindi il contatto, il semplice contatto umano, viene completamente perso. Per cui questo isolamento del paziente anziano, soprattutto nel paziente anziano, ha avuto e ha delle ripercussioni psicologiche ovviamente importantissime. La facilità con cui questi pazienti si disorientano, la facilità con cui presentano degli episodi confusionali gravi, severi da dover trattare, è una questione con la quale dobbiamo fare i conti. Altro è paziente agitato in cui il familiare riesce, tenendo la mano, a tranquillizzare, altro il paziente che viene lasciato in una camera che, come vedete, in era Covid è chiusa anche all'esterno, o quando gli si approccia un operatore, infermiere o fisioterapista che sia, che è una maschera irriconoscibile e distaccata. Certo, abbiamo detto più volte che gli anziani sono più esposti al rischio di infezione da Covid anche per la presenza concomitante di patologie croniche anche serie, ma la sintomatologia con cui poi si manifesta
il Covid o la Covid, come la chiama qualcuno, visto che è una malattia, è la stessa di soggetti più giovani oppure si manifesta in forme più violente, più severe? Guardi, è chiaro che la forma respiratoria è quella la di gran lunga più frequente. Però il paziente anziano è un mondo a sé, per cui anche le patologie non Covid si manifestano tendenzialmente in maniera cosiddetta atipica nel soggetto anziano, per tutta una serie di motivi. Anche il Covid non fa eccezione, sappiamo che i recettori ACE sono disseminati in tutto l'organismo, non solo a livello dell'albero respiratorio. Nei nostri pazienti geriatrici sicuramente le polmoniti sono frequentissime, ma sono frequentissime anche le forme gastrointestinali. L'altra forma con la quale facilmente si manifesta il Covid è il delirium, proprio lo stato confusionale acuto, che può essere una spia, laddove non giustificata da altri eventi, di una infezione. Spesso noi li diagnostichiamo a seguito di altre forme, che ne so, la disidratazione piuttosto che per l'appunto lo stato confusionale, o un'insufficienza renale che si riacutizza e poi insomma sottende un'infezione da Covid. Sono queste le particolarità cliniche che rendono più esposti i pazienti? Sì, il cardiovascolare, quindi sì, assolutamente. Senta, organi e apparati maggiormente vulnerabili? Questi di cui le dicevo, l'apparato respiratorio senz'altro, l'apparato gastroenterico, il cuore, quindi con la frequenza di cardiopatia ischemica che si rileva, e poi ovviamente le forme più gravi con il coinvolgimento sistemico, quindi la sindrome da distress, cose che vediamo anche nel giovane adulto. Quali paure la pandemia ha accentuato nell'anziano, oltre a quella al rischio di contagiarsi e di ammalarsi? Questa sicuramente, la paura di contagiarsi è un evento chiaramente frequente. Questo si trascina dietro la tendenza all'isolamento, quindi all'essere esclusi da un contesto comunque sociale e anche ad un volersi escludere da un contesto comunque sociale. Quindi l'isolamento, la pandemia si è portata dietro sicuramente la solitudine e quindi lo sviluppo di tutto un corteo sintomatologico di tipo emotivo, quindi l'ansia nei confronti della situazione, anche se gli anziani poi sono abbastanza resilienti, sicuramente lo sono più dei giovani, però in alcune situazioni, in alcune condizioni premorbose, sicuramente l'ansia, la depressione, il peggioramento dei disturbi cognitivi, questo ammesso è stato... sempre che siano in grado di percepire il pericolo Ammesso sempre che siano in grado di percepire. Prima di andare avanti con le domande, mi è arrivata oggi pomeriggio una mail, una signora che non si firma e scrive: mio padre ha 97 anni, fumatore, mai fatto vaccinazione di alcun tipo, non assume medicinali, ha bronchite sempre e catarro da fumatore. Per questo il suo medico gli prescrive delle iniezioni di fidato, può essere, alla bisogna. Consiglia di fare il vaccino anti-Covid, 97 anni, fumatore, mai fatto vaccinazione di alcun genere. Il fatto stesso di essere fumatore lo classifica come una, e lo dice la signora stessa, in una categoria di broncopneumopatici, quindi sicuramente sì. Deve fare il vaccino, meglio fare. Quindi se signora lo iscriva al portale sanità della regione Abruzzo. Hanno capacità di resistenza mentale e fisica gli anziani che ricoverate, dottoressa? Guardi, questo è molto legato alle capacità, alla nostra capacità di quello che le dicevo, è la nostra mentalità, la nostra capacità geriatrica che deve potenziare e deve, diciamo, preservare le abilità e le capacità funzionali preesistenti alla patologia. Quindi, per quello che le dicevo prima, recuperare la mentalità geriatrica è fondamentale per mantenere lo stato funzionale premorboso.
anche al domicilio vale lo stesso discorso, quindi anche il paziente sì. non necessariamente ricoverato e deve essere mantenuto comunque attivo, deve essere stimolato sia dal punto di vista motorio che dal punto di vista cognitivo. 21:41, spazio a quest'altra telefonata, pronto alle 8? Buonasera. Buonasera. Chiamo la Lanciano. Buonasera, signora. Volevo un'informazione dalla sì. dottoressa. Io ho avuto la sostituzione dell'aorta ascendente e mi sono iscritta sulla piattaforma come persona, diciamo, fragile. Ora, io ho sentito dire che in questo momento è a disposizione, diciamo, un vaccino che, non ricordo il nome, AstraZeneca mi pare, che però è, diciamo, utile, valido per persone non al di sopra dei 55 anni. Io ne ho 65. E quindi che cosa mi accade o mi potrebbe accadere nel caso mi dovessero somministrare questo tipo di vaccino? Grazie. Allora, resti in linea, aspetti. Che se no... Quindi la signora ha 65 anni. 65? No, 65. Guardi, è sulla soglia dell'anzianità. Non è ancora una paziente geriatrica, quindi no, potrei non rispondere. No, nel senso che il vaccino di AstraZeneca si è dimostrato sicuro ed efficace. Il problema è, così come gli altri, quello di Pfizer, BioNTech e di Moderna. La numerosità del campione studiato con AstraZeneca riguardo alla popolazione anziana non è stato così ampio, però gli studi che sono stati condotti non hanno mostrato nessun, diciamo, problema particolare in questa fascia d'età, per cui tanto più no, che di una minore efficacia mi dicevano. No, non è no. meno efficace, no. Quindi io come persona fragile vengo prima o dopo le persone anziane? Io questo non l'ho capito. No, verrà dopo le persone anziane, poi ci sarà ci saranno dopo gli ottantenni, gli ultraottantenni, poi cominceranno a vaccinare le persone meno anziane, quindi più giovani come lei, con patologie, quelle cosiddette fragili. Un'ultima cosa, una patologia cardiaca del mio tipo, diciamo che il vaccino è quasi obbligatorio, o sbaglio? Direi di sì. Va bene, grazie, buonasera. Buonasera e bocca al lupo alla nostra signora, la nostra amica di Lanciano. L'isolamento domiciliare, dottoressa, quanto è pesante, soprattutto per gli anziani che vivono soli, no? Adesso c'è un lockdown presunto, nel senso che c'è molta più libertà. Quello durissimo è stato quello della primavera dell'anno scorso. Comunque, magari per anziani che vivono soli, restare a casa anche in situazione di libertà vigilata, diciamo così, in questo periodo, quanto può pesare sempre sulle loro condizioni psicofisiche? Tanto può pesare, l'isolamento, comunque la solitudine pesa nell'anziano comunque, a maggior ragione in questa evenienza. Tanto più che in questa condizione si tende, diciamo, a mettere da parte, quindi a non prendersi cura di se stessi, quindi a rinunciare anche ad affrontare quelle che sono le patologie di cui si soffre, magari si contatta meno il medico, si tende a nutrirsi di meno, e quindi è chiaro che l'isolamento è, ripeto, la pandemia e la condizione di isolamento che ha comportato per l'anziano è senza dubbio il peso maggiore, oltre alla malattia, alla capacità, alla possibilità di sviluppare la malattia vera e propria. La solitudine può essere considerata un effetto collaterale della pandemia. Come no, e anche gli studi che sono condotti, che sono in corso, la solitudine non solo è un effetto collaterale, ma è anche un predittore di mortalità, assolutamente. Come sì. si limita la solitudine? Voi come riuscite a renderli un po' più vivi
Guardi, in ospedale è molto difficile, molto difficile. A casa si può fare tanto, si può comunque continuare a stimolarli, se proprio è necessario un isolamento perché per forza di cose, perché ci sono contatti positivi in famiglia, eccetera, eccetera. Si può pensare di stimolare comunque l'anziano, ad esempio il ricorso ai tablet, le videochiamate più che le chiamate telefoniche, sono un ottimo strumento per stimolare sia l'empatia con il caregiver, con la famiglia, quindi con il nipote piuttosto che con il figlio, la figlia e quant'altro, ma anche per un attimo riattivare E chiaramente la solitudine e l'isolamento hanno penalizzato tantissimo la qualità della vita di queste persone. Assolutamente sì, assolutamente sì. Senta, la solitudine aggrava anche la vulnerabilità percepita dagli anziani in tempi di pandemia, cioè paura del contagio, paura di ammalarsi, paura di restare soli, paura di perdere i propri cari. Sì. Questo sì, sì, è anche sicuramente la paura di venire a contatto con il mondo esterno è uno degli elementi più negativi, nel senso che poi si avverte l'esterno con una sorta di situazione ostile dalla quale si deve rifuggire. Ma questo comporta anche un rifuggere forse da se stessi e quindi bypassare quelle che sono le capacità che uno ha di reagire nei confronti della malattia, nei confronti della nella malattia in senso lato, in senso ampio del termine, nei confronti della capacità di curare se stessi e di mantenersi in uno stato di attività e di attività fisica e mentale, per quanto fisica possibile. E mentale soprattutto. 21:48, spazio un'altra telefonata. Pronto alle 8? Pronti? Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Buonasera. 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 Io mi chiamo Giuseppina Profeta e chiamo da Piscana. Sì, buonasera. Volevo signora. Volevo chiedere alla dottoressa. Io sono la malata reumatica. Sì. Ho la sclerodermia da connettività. Signora, si deve trovare una posizione migliore perché sta chiamando con un cellulare? Sì. Ecco, allora, si fermi così perché quel sì era perfetto. Non si muova più e faccia la sua domanda perché c'era la sua voce che era molto metallica. Proviamo. Proviamo. Posso? Sì, posso? Vada. Allora, mi chiamo Cristina e chiamo da Pistara. Sì. Volevo domandare alla dottoressa, dato che io sono una malata reumatica, ho la sclerodermia e la connettite sistemica, io mi devo vaccinare che sono autoimmune? Non ho capito. Allora, lei quanti anni ha, signora? 77. 77. Ha malattie reumatiche, sclerosi sistemica, giusto? Sì, e connettivite. Quindi lei fa terapia specifica? Fa con immuno? Sì. Che l'acquinil e cortisone. Guardi, questo lo dovrà concordare con il suo reumatologo di fiducia, la possibilità di vaccinazione. Ho capito. Sì. Perché io so che sono autoimmune. Appunto per questo. Questo lo dovrà valutare il suo specialista di fiducia sulla base della valutazione clinica e farmacologica che le sta facendo. Va bene. Grazie. Niente. Grazie a lei. L'isolamento può essere considerato al tempo stesso sia tutela che un fattore di rischio. Tutela perché uno che sta a casa ha meno rischio di contagiarsi, fattore di rischio perché da un punto di vista mentale potrebbe risentirne, come ci diceva lei prima, tantissimo di questa situazione di solitudine. Sì, sì, tutela sicuramente perché chiaramente la prevenzione del contagio sicuramente ci sta e quindi fattore di rischio assolutamente sì, fattore di rischio perché
l'anziano tende a diciamo evitare e a lasciare, non voglio dire lasciarsi un po' andare, però a non tenere in considerazione quello che è il suo stato fisico, mentale, e quindi a cercare di preservarlo, quindi tende a limitare nella sua, a limitarsi nella sua mobilità, quindi tende a limitarsi nelle sue capacità di organizzarsi il suo quotidiano, tende a ridurre il suo introito alimentare, tende a prendersi poca cura delle sue patologie croniche, e quindi è chiaro che diventa lasciarsi andare e a chiudersi nella sindrome della capanna, non uscire più. 21:51, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Buonasera, senti, io chiamo da Lanciano. Buonasera. Ho 75 anni, però ho la C01, sono invalido al 100%. Sì. Quando mi toccherebbe fare il vaccino? Perché già mi ero prenotato. No, all'incirca io mi sono prenotato. Guardi, all'incirca non glielo possiamo dire, nel senso che ci saranno poi delle liste sulla base della quale lei verrà inserito sulla base delle sue patologie, quindi sulla sua classe di disabilità. Sì. Comunque io ho dato il numero, mi hanno inserito, penso. Lei si è registrato? Sì. Quindi verrà inserito e verrà chiamato. Allora, intanto questa seconda fase delle vaccinazioni dovrebbe iniziare lunedì prossimo, no, dottoressa? Sì. Il 15 febbraio. E sì, sono con le ultime disposizioni, gli ultimi adempimenti che vengono presi proprio in questi giorni. Io le posso anticipare che giovedì prossimo, dalle 21, questa trasmissione si occuperà nuovamente proprio di vaccinazione anti-Covid, e a grande richiesta proprio di voi telespettatori sarà nuovamente ospite qui la dottoressa Graziella Soldato, vaccinologa della ASL di Pescara, proprio perché noi siamo stati sommersi in redazione, come i dottori, i medici nei loro reparti, da questa fame che avete di notizie certe. No, non abbiamo fame, solo per sapere, non sì, è una fame. Era un fame tra virgolette, per carità, nel senso che anche noi vorremmo darvi risposte precise, certo, in merito a questo. Sì. Dicevo, giovedì prossimo, proprio per cercare di chiarire al meglio tutte queste situazioni, tornerà qui la nostra esperta di riferimento, la dottoressa Graziella Soldato, che è una vaccinologa dell'ASL di Pescara. Sarà partita la seconda fase, forse la macchina di vaccinazione giovedì si sarà già messa in moto e quindi potremo essere più precisi. Questo le stavo cercando di dire. Purtroppo la macchina organizzativa è imponente, quindi è imponente. Richiede un po' di tempo. Porti pazienza. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei. Grazie, buona serata a lei. Altra telefonata, mi fa segno Gigliola dalla redazione. Pronto Rete 8? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Chiamo da Poggio Fiorito. Sì, buonasera. Buonasera, io volevo chiedere un'informazione. Io sono affetto da trombovenosi profonda cerebrale con il sottocumadin. Sì. Se si poteva fare il vaccino. E sì, dopo sì, due anni fa ho fatto un bypass al cuore. Non ho capito. Signora, non abbiamo capito l'ultimo passaggio, può ripetere per cortesia? Due anni fa sì, ho fatto bypass al cuore. Sì. Bypass al cuore, sì. A maggior ragione, sì sì. È opportuno che si vaccini. Ma col Coumadin non... No, non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema? No. Ok, allora mi metto in contatto con... Va bene. No, si deve scrivere sul... Si deve scrivere sulla più... sul portale. Signora... Sì, ho capito. Per carità, lo faccia se non l'ha fatto. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Grazie. Pronto, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Io mi chiamo Antonietta, sì, e chiamo da Casa Rinconata. Buonasera Antonietta.
Io sto ascoltando, parlate di, ho quasi 70 anni, compirò il 12 di aprile prossimo. Sì. No, sì, di solitudine sì, però diciamo che io mi impegno, ecco, inviterei le signore di organizzarsi a realizzare qualcosa. Io adesso sto realizzando un cappotto, uno scampolo, infatti ho fatto un taglio, un corso di taglio e cucito, infatti eccezionale. Di ristorazione, quindi essere impegnati, ecco. Assolutamente. Io inviterei tutte le signore ad essere impegnate a fare. Brava! Adesso si dorme poco, il fatto di mangiare, no, cucino, qualcosa di semplice, ma che stimola un po' l'appetito, ecco. Sono fortunata che ho una dolce nipotina dentro casa. Come si chiama, signora? Insomma. Come si chiama? Come si chiama? Io? Io mi chiamo Antonietta. Antonietta. Quanti anni ha Antonietta? Perché è un bellissimo quasi esempio. 70, il 12 di aprile compirò 70 anni. Però è giovanissima, è una ragazzina, è una signora molto giovane. Io non me li sento. E sto realizzando, ecco, un riguardo, un bel cappotto, sto facendo le rifiniture, ecco, non ci siano una ciclette. Allora, quando è tempo, di la primavera sono andata a raccogliere le in campagna, un po' di campagnola, insomma, ecco, ci si impegna, esco a fare la... Ma lei vive da sola, signora? Prego? Vive da sola? No, 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 c'è mia figlia dentro casa, pure lei, però sono io e mio marito, diciamo, uno sta nell'appartamento suo. Ecco, io bisogna impegnare, avere un impegno, ecco, assolutamente avere sì. Un impegno. Assolutamente sì. Certamente si soffre della libertà che non abbiamo, però ecco, impegnarsi è così, la vita è più bella, più facile, insomma, un po' di buona volontà. Grazie, l'ottimismo è fantastico della signora. Grazie per la bella testimonianza. Grazie, che spero sia di sprone a tante altre persone. Mi faccia sapere quando finisce il cappotto, che poi le porto il mio. Le porto il mio cappotto da finire, signor Antonio. Se ci avete, non so se avete WhatsApp, però vi mando una foto. Va bene. Grazie, un caro saluto alla signora Antonietta. Grazie. Bravissima. Sì, ma da fare, eccezionale. Infatti. Altra telefonata, poi vado in pubblicità. Pronto, Rete 8? Pronto. Buonasera, chiamo da Montesilvano. Buonasera. Volevo chiedere un'informazione. Prego. Essendo in corso una polmonite, il vaccino si può fare? No. No, in caso di patologia acuta, no, non si può fare nell'immediatezza. Va bene, volevo avere una rassicurazione. No, in questo momento no. Se ha una polmonite adesso e sta facendo terapia, no, non può farlo. La ringrazio. Niente. Buonasera. Grazie a lei, buonasera. 21:59, andiamo in pubblicità, poi l'ultima parte di questa trasmissione. 22:03, di nuovo in diretta da studio per l'ultima parte di questa trasmissione, di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata agli anziani ai tempi del Covid. Ne stiamo parlando con la dottoressa Rosa Scurti, dirigente medico, unità operativa complessa di geriatria, ospedale di Pescara, ASL di Pescara. Vado subito in redazione da Gigliola perché mi ha segnalato che è arrivata una mail per la nostra ospite. Gigliola. Sì, ci scrive Patrizia, soffro di ipertensione e sono in cura con ACE inibitori. È vero che se mi infetto con il nuovo coronavirus questi farmaci peggiorano la gravità della malattia Covid-19? Ho 70 anni. No, questa era una... l'associazione della terapia con ACE inibitori e peggioramento della sintomatologia Covid era stata una segnalazione che era venuta agli inizi, quando non si conosceva ancora bene il meccanismo, il meccanismo d'azione e quindi non si era ancora ben compreso quale potesse essere la relazione
dell'antipertensivo, dell'ACE inibitore del virus. Ovviamente perché si è fatta questa associazione? Perché il virus e il farmaco, l'ACE inibitore, interagiscono sullo stesso recettore, cioè il virus sfrutta proprio la porta d'ingresso del virus e il recettore ACE2, che è lo stesso sul quale si lega il farmaco, e quindi si pensava che potesse, insomma, la terapia con l'ACE inibitore potesse potenziare l'accesso del virus. In realtà gli studi che sono stati condotti hanno smentito questa possibilità, per cui non c'è nessuna difficoltà e nessuna limitazione nell'uso di queste terapie, che possono comunque essere proseguite senza tema, insomma. Gigliola? Ci scrive una signora di 81 anni e dice che per curare e diminuire i dolori articolari il medico le ha prescritto dei farmaci antinfiammatori non steroidei. Scrive anche il nome del farmaco e dice: ma è vero che così si aggrava il Covid-19 se mi infetto? No, anche questo non trova conferma, nel senso che comunque le terapie, è ovvio che i farmaci non infiammatori antisteroidei possono peggiorare la situazione di comorbidità che hanno a volte i pazienti, l'insufficienza renale e quant'altro, però non determinano sicuramente un peggioramento della sintomatologia, a meno che a questi non debba essere usato invece lo steroide, quindi il cortisone, per cui a quel punto la situazione cambia, nel senso che questi effetti sono ovviamente sommatori e quindi possono provocare un peggioramento del quadro. Le ricadute negative che incidono sull'umore, sul tono dell'umore nelle persone anziane, legate alle situazioni che stiamo vivendo, possono incidere anche sul quadro cognitivo delle stesse persone anziane, dottoressa? Sì, sicuramente il tono dell'umore depresso, quindi la situazione di stress, di ansietà, di depressione conseguente all'isolamento e alla solitudine, sicuramente possono comportare un peggioramento dello stato cognitivo. L'isolamento di per sé stesso, e quindi la tendenza a richiudersi in se stessi, a rimanere nel proprio cantuccio, a non mettendo in atto tutte quelle sinergie che ha messo. Antonietta. Assolutamente, la signora Antonietta non avrà sicuramente nessuna, non avrebbe, per l'amor di Dio, nessuna ricaduta, visto l'atteggiamento proattivo che lei manifesta nei confronti della vita. Però sicuramente sì, perché comunque l'inattività fisica e mentale determinano sicuramente un peggioramento dello stato cognitivo del paziente. Parliamo di terapie standard che voi praticate, somministrate nel reparto di geriatria. Qual è al giorno d'oggi la situazione, dottoressa? Guardi, la possibilità terapeutica che abbiamo sui nostri pazienti anziani è fortemente limitata dalla presenza di alcune patologie che nell'anziano possono essere, se non clinicamente manifeste, comunque possono essere sottese e ancora clinicamente non manifestate. Faccio per dire l'insufficienza renale, che molto spesso quando andiamo a trattare il paziente, quest'ultimo non presenta, quindi non ha insufficienza renale manifesta. Tuttavia il fatto di non avere i livelli di azotemia, di creatinina alti, non significa che l'anziano non abbia una ridotta capacità funzionale renale, per cui il fallimento, quindi l'insufficienza renale, si manifesterà da lì a poco. Per cui una buona parte dei farmaci che si usano sono sostanzialmente esclusi dalla possibilità terapeutica per l'anziano.
Idem per quanto riguarda il tocilizumab, non sul rene ma sul fegato, quindi remdesivir da una parte, il tocilizumab dall'altro, quindi abbiamo un po' di difficoltà con gli antibiotici. Non va meglio, nel senso che anche l'azitromicina, che seppur insomma abbastanza efficace e sicura, nell'anziano bisogna monitorare l'aspetto cardiologico, quindi controllare spesso l'elettrocardiogramma, valutare alcuni riferimenti, perché potrebbe manifestare delle tossicità a livello cardiaco. Gigliola, credo che sia arrivata una mail, perché io ce l'ho sul telefonino. Vediamo subito, così, se no la leggo. Ah. Sì. È su salute chiocciola. Mausche. Allora, la leggo io, guarda. Sì. L'hai trovata? Allora, cerco io. Sono una 85enne con spondiloartrite cronica che tratto con analgesici in stato di infiammazione. Posso fare il vaccino? Sì, assolutamente. È arrivata sì. Poco fa, alle 22 qualcosa. Assolutamente sì, tutte le patologie croniche non sono ostative alla terapia vaccinale, quindi sì, assolutamente. Da un punto di vista invece dell'incentivo a superare questi momenti di difficoltà, allora prendiamo sempre ad esempio la nostra amica Antonietta di Casa L'Incontrada, Casa Canditella, adesso Casa L'Incontrada mi sembra, che ci aveva telefonato prima. Come si può anche incentivare gli anziani a prendersi cura di se stessi, oltre che ad autotutelarsi da un punto di vista del rischio contagio? Su questo deve agire molto la famiglia, deve essere ovviamente, se parliamo di un anziano che ha un supporto familiare, quindi una rete di supporto come ce l'ha la signora Antonietta, è più facile, perché la stimolazione da parte del caregiver, quindi del figlio, del nipote, piuttosto che del vicino di casa, è una rete efficace, e quindi la stimolazione a mantenere le attività della vita quotidiana, anche quelle che esulano strettamente dall'attività quotidiana, quindi farsi il cappotto piuttosto che ricamarsi o farsi la sciarpa o quant'altro, questi sono degli ottimi incentivi per far sì che l'anziano superi questa fase dell'autoisolamento e dell'autolimitazione in se stessi. Per il resto, tutto quello che può essere di stimolo per il paziente anziano, per il soggetto anziano, quindi l'attività motoria, incentivare molto l'attività motoria, che per chi è a casa tende ad essere molto molto ridotta, molto molto limitata, autolimitata. Bisogna rafforzare il senso di protezione che tutto quello che circonda l'anziano può offrire e può dare. L'aspetto alimentazione quanto conta? L'aspetto alimentazione non abbiamo toccato per niente. L'aspetto alimentazione è fondamentale nel paziente anziano, anche in epoca non Covid, ma assolutamente nella fase nella patologia in corso di Covid, sicuramente l'alimentazione svolge un ruolo assolutamente fondamentale, quindi la dieta ricca, varia, carne, quindi iperproteica, l'assunzione di frutta e verdura, quindi la vitamine, integratori con vitamina C, che sia antiossidanti, la vitamina D, che possono in qualche modo comunque mantenere un apporto nutrizionale, calorico, adeguato e sufficiente. Mangiare tanto o mangiare poco? Mangiare più volte mangiare al giorno. Mangiare il giusto. Ma che vuol dire il giusto? Il giusto, mantenere un apporto. Perché stare chiusi in casa da soli magari si è portati a mangiare di meno, certamente a non cucinarsi, a mangiarsi. Nell'anziano non è così. L'anziano tende a non. È la prima cosa che riduce l'introito alimentare. Quindi io se sto a casa mangio di tutto di più. Però l'anziano in genere tende a magari sto da sola, non mi cucino, mangio, che ne so, un pezzo di formaggio piuttosto che una frutta, e invece no, bisogna comunque mantenere un apporto, una dieta varia, ripeto, varia e giusta. Al di là della vaccinazione, che lo diciamo sempre, la vaccinazione anti-Covid per gli anziani è sicuramente consigliata,
quale aspetto consiglierebbe in questa fase per tutti coloro che stanno vivendo situazioni di massimo disagio? Dal punto di vista psichico, fisico, anche materiale, proprio per fare attività, per tenere impegnata la testa, per non sbatterla contro il muro. Per... Tutto quello che è possibile, tutte le risorse alle quali è possibile attingere devono essere messe in gioco, nel senso che la passeggiata all'aperto, sempre con la massima cautela, quindi mascherina, distanziamento, igiene delle mani frequente, però comunque non rinchiudersi in casa, cercare di conservare anche in casa eventualmente l'attività motoria. Penso ai pazienti che sono poco autosufficienti, quindi non fossilizzarsi a letto, cercare da parte del familiare la mobilizzazione, il camminare dentro casa, il tenere occupata la mente con fare il cappotto, ma anche la settimana enigmistica, sì, piuttosto che si consigliava tanto per tenere la mente elastica alle persone che possono andare in corso. Sì, come sì. La chiudiamo questa trasmissione, dottoressa? Che consigli diamo ai nostri telespettatori? Guardi, io dicevo prima che non tutti gli anziani tendono ad auto-isolarsi e quindi a rinchiudersi in se stessi. Molti sono resilienti e io auspico che, come la signora Antonietta, gli anziani possano avere questa capacità di resistere a questo virus, che prima o poi cederà, e mantenersi e cercare di mantenersi impegnati, attivi e vaccinarsi. E vaccinati. Domani che problematiche affronterà il reparto? Domani affronteremo Covid free o Covid ambedue. Prima mascherati e poi liberi. Grazie alla dottoressa Rosa Scurti, dirigente medico Unità Operativa Complessa di Geriatria della ASL di Pescara. Grazie per lei. Essere stata con noi. La libero anche perché so che è stanchissima, viene da giornate intense. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Pronto Medicina Facile, in redazione la collega Edmondo. Ciao Giuliola. Ciao Paolo, ci vedremo giovedì prossimo. Ringrazio Francesco Specchiuli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione, tutti coloro che ci hanno seguiti. A giovedì prossimo. Grazie Giuliola, un saluto anche a Francesco. Prima di giovedì prossimo noi ci vediamo con l'informazione medico-scientifica di Rete 8. L'altro appuntamento settimanale è quello della domenica con Medicina Facile alle 12.30 e in replica alle 20. Parleremo delle importanti novità che ci sono nelle metodiche riguardanti il trattamento endovascolare dell'ictus, ce lo spiegherà il dottor Vincenzo Di Egidio, direttore della radiologia e della radiologia vascolare ed interventistica della ASL di Pescara. Come vi dicevo prima, venendo incontro alle vostre richieste, giovedì prossimo alle 21, Pronto Medicina Facile in diretta parlerà di vaccini anti-Covid. La prossima settimana dovrebbe iniziare da lunedì 15 la seconda fase di questa vaccinazione, quindi giovedì 18 probabilmente riusciremo ad avere indicazioni più precise anche sulla classifica di priorità delle chiamate per gli ultra ottantenni e via via scalare anche in base alle patologie purtroppo lamentate dai nostri telespettatori. Ospite in studio sarà la dottoressa Graziella Soldato, vaccinologa del Dipartimento del reparto igiene e sanità pubblica della ASL di Pescara, e con lei torneremo a parlare di vaccini anti-Covid. Come sempre in chiusura vi ricordo che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Grazie per averci seguito, buonanotte e ci vediamo domenica e giovedì prossimo. Arrivederci.